Eccoci qua ragazzi, buongiorno. Intanto la prima cosa che faccio oggi è spammarvi direttamente il mio secondo canale YouTube, perché qualcuno ancora cade dal pero quando gli dico che ho un secondo canale YouTube nel quale parlo di calcio, tutte le squadre che non riguardano la Juventus, con approfondimenti sulla Serie A che sono sempre più costanti. Lo trovate comunque qui sotto in descrizione, il nome del secondo canale è molto facile perché è Luca Toselli Calcio. Luca Toselli parla di Juve. Ho altri due canali, uno off topic e uno calcio, li trovate nell'home page del canale e nella descrizione di tutti i video. Mi raccomando, non fatevi scappare nessuno dei miei social, trovate sempre in descrizione il link per rimanere aggiornato e su tutto quello che faccio, anche i podcast che comunque sto caricando sulle piattaforme come Apple e Spotify. Quindi ragazzi, sono dappertutto, non vi preoccupate, rimarremo sempre concentrati e sempre a parlare qua dello sport che ci diverte di più, il calcio. Poi ovviamente un mi piace di supporto al primo canale, dove ormai siamo prossimi ai 201.000 iscritti, quindi vedete come corriamo. Nel secondo canale siamo circa 10.000, quindi va tutto alla grandissima. Supporto da parte vostra anche in un momento in cui la Juventus non sta andando alla grande, e quindi ho maggior ragione per il coraggio di mettermi qua a parlare di Juve. In questo momento siamo abbastanza distanti da quella che è la partita contro il Genoa, che ieri sera ha perso appunto 3-0 dal Milan. Di questo abbiamo parlato sul secondo canale, dobbiamo rimanere concentrati e quindi oggi volevo trovare un argomento interessante da discutere insieme a voi. E dato che abbiamo parlato tanto di Soule in questi giorni, anche nel video di ieri che è andato molto bene nelle pagelle, dove vado ad analizzare il caso legato a Massimiliano Allegri, ho deciso di andare a riesumare un pezzo dell'intervista appunto di Massimiliano Allegri che torna alla Juventus quest'estate, la prima conferenza stampa di presentazione bis di Allegri. Prima di tutto c'è OneFootball ragazzi, il link per scaricare OneFootball è qui sotto in descrizione, è gratis, completamente gratuito, dove potrete andare a leggere altri approfondimenti o altre conferenze stampa come quella che andremo ad analizzare, perché su OneFootball, oltre agli highlights delle partite di Serie A, sono tutti lì, li trovate su OneFootball, ci sono tutte le conferenze stampa degli allenatori. Vi scaricate l'app, scegliete la vostra squadra del cuore, tutti gli aggiornamenti vi arrivano in tempo reale. Si avvicina anche il calciomercato invernale, quindi è uno dei momenti migliori dell'anno dove rimanere sempre costantemente concentrati su tutte le trattative che potrebbero stravolgere gli equilibri di Serie A. Ve lo consiglio. Allegri, nella prima conferenza stampa di presentazione alla Juventus di fine luglio, quindi con ancora Cristiano Ronaldo, parla di scudetto. Ed era giusto parlare di scudetto in un momento in cui Cristiano Ronaldo era effettivamente un calciatore della Juve. Allegri pone tre paletti che ad oggi sono anche abbastanza interessanti, perché quando si parla di scudetto ci sono alcune cose che secondo Allegri sono necessarie da evidenziare, inquadrare ed essere consapevoli che se quelle cose lì non le fai bene lo scudetto non lo vinci. Allegri parla di 75 gol. La proiezione ad oggi di questa Juventus, che ne segna 20 in 15 partite, è di circa 51. Ora vi metto anche magari qualche schermata in cui faccio i confronti con Sarri, con Pirlo e con le stagioni precedenti Allegri, con e senza Cristiano Ronaldo, per farvi capire quanto è delicata effettivamente la situazione ad oggi, dove abbiamo una media bassissima di gol per partite, dove invece nelle altre stagioni ci avvicinavamo, superavamo praticamente sempre quella quota dei 75 gol, tranne nella prima stagione di Allegri con Cristiano Ronaldo dove abbiamo segnati soltanto 70. Poi Allegri ci dice che è la miglior difesa che vince i campionati, e con un'eccezione legata all'anno di Maurizio Sarri, dove la Juventus subisce invece tantissimi gol e vince comunque lo scudetto, ma quello è stato l'anno del Covid, una roba un po' particolare. E attenzione, perché potrebbe cambiare il trend in questa Serie A, dove il Napoli è la squadra che ha subito meno gol ed è comunque prima in classifica. Però attenzione a Inter, Milan e anche Atalanta, che sono lì attaccate. La prossima giornata di Serie A potrebbe essere decisiva per il discorso legato allo scudetto. Ad oggi pensare al quarto posto per la Juve sembra semplicemente utopia, perché ci sono quattro squadre in quattro punti che si contendono il tricolore. Miglior difesa, miglior attacco, c'è un po' di tutto. Quindi attenzione, perché anche questo trend della miglior difesa che in Serie A vince gli scudetti potrebbe essere un concetto abbastanza vecchio, abbastanza antiquato, che la statistica ha sempre riconosciuto, ma il calcio è cambiato negli ultimi anni, è cambiato decisamente post-Covid, e quindi questo potrebbe essere un indice di evoluzione. Non cercare più di basare il concetto sul cercare di non prendere gol, quanto più provare a proporre, perché anche tante altre squadre in Serie A hanno adottato questa filosofia, e quindi potrebbe essere controproducente cercare di fare delle barricate che negli altri anni magari avevano funzionato, oggi
forse non del tutto, e lo stiamo vedendo con la Juventus di Allegri, che comunque non ha trovato una sistemazione nemmeno in fase di non possesso, in fase difensiva, perché se siamo scarsi sotto il profilo dei gol segnati siamo anche lontani dagli standard a cui ci aveva abituato Allegri, perché stiamo anche subendo tantissimi gol a partita. E la continuità di risultato, che è quello che ci manca tantissimo, ci manca decisamente, ci è mancato l'anno scorso, ci è mancato anche sul finale di stagione con Sarri. Forse questa è stata anche la più grande spinta a farmi dire Pirlo out la scorsa stagione. È vero che il Pirlo out io lo dico al 26 di aprile, quindi praticamente a stagione conclusa. Io sono fatto così, non me la sento di dare dei giudizi definitivi sugli allenatori finché non siamo effettivamente sul finale di stagione. Allegri è stato scelto nella Juventus, il cambio di Allegri è stato scelto nell'ultima stagione, quindi 3 stagioni fa, e quindi c'era poco da dire, era stata una decisione condivisa dalla Juve e che a fine di un ciclo ci poteva stare cambiare per cercare anche qualcosa di nuovo, non era una roba scandalosa. Io su Sarri sono sempre stato dell'idea che Sarri bisognava dargli un'altra possibilità e con un mercato dedicato. La partita con Lione è stata un vero e proprio spartiacque nel quale tutti capiamo che Sarri non ne ha di rimanere alla Juventus e che la decisione anche da parte della Juve probabilmente era già stata presa, e forse entrambi non si erano mai incontrati. È diventato giusto cambiare per un discorso legato proprio alla volontà in primis dell'allenatore, che non si era mai integrato. La foto di Sarri che quando vince lo scudetto se ne va e lascia i giocatori a festeggiare è abbastanza emblematica. Personalmente io su Maurizio Sarri avrei insistito con un mercato dedicato a Maurizio Sarri, perché nel momento che prendi Maurizio Sarri la squadra gliela devi fare a immagine e somiglianza, un po' come Massimiliano Allegri, mi viene da dire. Sono cose che degli allenatori che hanno allenato in certi contesti tanti anni di Serie A ormai devono replicare un po' i loro modi di allenare. È ovvio che devono anche cercare di adeguarsi. Sarri l'ha fatto, ha vinto lo scudetto. Io in questo in Allegri ancora oggi non lo sto vedendo, devo essere sincero. Lo vedo continuare la sua strada, la sua filosofia che ha continuato tanti anni. Ne ho parlato anche nel video con Maico Righini. La mia più grande paura è proprio questa, il fatto che ad oggi vedo un Allegri che vuole dimostrare che la sua idea è ancora valida, perché qualche anno fa si era finiti con uno scontro di ideologie. Io penso che sia sempre più intelligente adeguarsi alla squadra a disposizione. Poi è ovvio che successivamente in chiave mercato si dovrà cercare di costruire le squadre per gli allenatori, ma le prime stagioni sia Sarri che Allegri si sono ritrovati nella stessa difficoltà, perché avevano in mano squadre che non erano idonee per il loro standard. Su Pirlo è stata una roba diversa, perché Pirlo non aveva mai allenato, quindi non sapevamo cosa aspettarci. C'è stato un netto cambio di ideologia da parte della Juventus tra la stagione di Sarri e la stagione di Pirlo. Si è voluto abbassare l'età media, si è voluto abbassare lo stipendio, l'ingaggio, perché la Juventus stava spendendo troppo, e quindi si è cercato qualcosa di diverso, anche perché la Juve iniziava a essere in crisi finanziaria. E nel momento in cui non stai bene con i conti c'è una cosa sola che devi fare: cercare di abbassare l'età media, cercare di ridurre i costi e cercare di puntare sui giovani, anche del tuo vivaio, sperando che un domani possano diventare dei giocatori veri e propri, pronti, finiti e determinanti per la Juventus. Attenzione però, perché io c'ero l'anno scorso quando si faceva il discorso perché Pirlo non scommette su Fagioli, perché non lo fa mai giocare, ed è qui che ora entreremo in un discorso a parte che riguarda un po' di confusione, secondo me, nel ragionamento della Juventus, quasi un cortocircuito. E quel cortocircuito inizia dalla conferenza stampa di Allegri, dove diceva quelle 3 cose a proposito dello scudetto, cioè dei risultati che doveva ottenere un allenatore. Allegri dice una cosa interessante, perché l'allenatore secondo lui deve fare 2 cose, una sono i risultati e l'altra, ascoltiamolo. Io credo che questa squadra, l'obiettivo di questa squadra è arrivare in fondo, vincere più competizioni possibili e soprattutto, per me, creare valore su questi giocatori, cioè migliorarli, che è la cosa per cui sono stato chiamato. L'allenatore deve portare risultati e creare valore. Questa tra l'altro è una squadra anche divertente da allenare, perché comunque sono tutti ragazzi giovani che hanno potenzialità enormi, e quindi con l'entusiasmo e la passione che metteranno sicuramente a fine anno magari saranno migliorati, e questo poi dopo far sì che comunque per la Juventus è un valore aggiunto. Risultati e creare valore, perché la Juventus ha a disposizione una rosa abbastanza giovane rispetto alle precedenti e sicuramente rispetto a quelle che ha allenato Allegri, e quindi l'allenatore deve cercare di fare queste 2 cose. Ad oggi Allegri non sta creando risultati e non sta nemmeno creando valore. Non sta portando risultati e non sta creando valore.
perché io penso che nessun allenatore, anzi nessun giocatore all'interno della rosa della Juventus in questo momento possa ritenersi valorizzato o comunque con un valore superiore rispetto a quello di quest'estate, proprio perché le cose stanno andando male e il valore spesso è associato anche ai risultati. Se ci sono dei giocatori che vanno bene, che portano dei risultati, aumentano il loro valore. E qua vi lascio invece lo screen di quello che aveva detto Cherubini il giorno in cui se ne va Cristiano Ronaldo, perché quello è stato un vero e proprio punto di non ritorno per la Juventus, che ci fa capire come loro ancora in quel momento puntavano terribilmente tutto su un Cristiano Ronaldo che potesse cercare di risolvere i problemi, per poi dedicarsi nella prossima sessione di calciomercato all'acquisto di giocatori più funzionali al progetto, più utili e che vanno appunto in questa linea, in questa direzione. Gioventù che deve crescere all'interno della Juventus, accompagnata da allenatore che deve, attraverso i risultati, creare valore, ancora più valore in questi giocatori. Ora la linea è chiara, è semplice, è definita, però mi viene a dire una roba: Massimiliano Allegri è l'allenatore giusto per fare questo? La risposta che vedo io è no, ma non ve la do da oggi, ve la do da quando ancora Andrea Pirlo era allenatore della Juventus, e c'è un motivo. Io ero consapevole del fatto che Allegri, con una squadra di campioni in mano, potesse fare molto bene; con una squadra del genere invece ci potevano essere delle complicazioni. Ora, badate bene, non sono un indovino e non avrei nemmeno mai immaginato questa situazione, perché in questo momento stiamo andando molto, molto, molto male, molto, molto, molto peggio addirittura di quanto avevo pensato. È ovvio che Allegri è un allenatore più di esperienza rispetto ad Andrea Pirlo, lo dice il curriculum: uno è iniziato a allenare 20 anni fa, uno è iniziato a allenare l'anno scorso, e quindi immaginavo che alcune situazioni Allegri le potesse sistemare proprio per le sue conoscenze anche del mondo Juve, per l'esperienza che ha fatto. Ma io sono abbastanza, cerco di essere abbastanza aperto a livello mentale. Se Allegri ha fatto un grandissimo ciclo di Juventus nei 5 anni precedenti, bene, nel momento in cui torna in panchina per la Juve, grazie per tutto quello che è stato fatto in quegli anni lì, ma oggi se ne apre un altro. Non sarò mai offuscato da un discorso di riconoscenza. Ora vado a vedere quelli che sono i risultati, perché Allegri stesso ci dice: l'allenatore deve portare risultati e creare valore. Ad oggi non stanno arrivando i risultati e non si sta nemmeno creando valore. Ora qua potrete andare a tirar fuori qualche mio video di quando parlavo del discorso Allegri legato ai giovani, e qualcuno potrebbe dirmi: sì, però sei abbastanza incoerente quello che stai dicendo. Ed è qua che voglio aprire una piccola parentesi, perché secondo me quei due video che ho fatto su Allegri ai giovani non sono stati capiti benissimo, ma probabilmente perché sono stato io in primis sbagliato, nel senso che mi sarò sicuramente espresso male, e mi è venuto in mente che non abbiamo nemmeno mai fatto una distinzione e dato una spiegazione di quella che è la parola giovani, perché Allegri, da qualche partita a questa parte, nelle conferenze stampa non sta più dicendo giovani, sta continuando a dire giocatori con più o meno esperienza. E questo è assolutamente il discorso da fare. Perché? Perché cosa significa giovani? Qualcuno mi potrebbe dire che Chiesa, Locatelli, De Ligt non sono più giocatori giovani, perché iniziano ad andare per i 22, 23, 24 anni. E sono anche d'accordo con voi. Ora, non sono vecchi, perché sicuramente un giocatore di 22, 23, 24 anni non è vecchio. Ma il giovane vero e proprio, a questo punto, dobbiamo identificarlo nel ragazzino di 17, 18, 19 anni al massimo, che ancora non ha esperienza nella prima squadra della Juventus, che viene dall'Under 23, dalla primavera della Juventus, e che deve approcciarsi alle prime stagioni in prima squadra. Lasciando stare quel discorso dell'iter, lo sapete come lo penso, non credo che sia corretto tutto questo iter continuativo, perché semplicemente se arriva a 22, 23, 24 anni pronto per la prima squadra della Juve, ora c'è qualcosa che non va, perché guardi il resto dell'Europa a 17, 18, 19 sono già da prima squadra e iniziano le prime esperienze, le prime titolarità, i primi minuti importanti. Quindi è ovvio che se dobbiamo andare a commisurarci, dobbiamo andare a comparare con le altre squadre in giro per l'Europa, non solo big ma anche squadre molto più oneste, dobbiamo iniziare ad abbassarla anche noi l'età media, perché sennò non si va da nessuna parte, sennò arriveremo sempre in ritardo. Quindi questo iter serie C, serie B, serie A e poi valutiamo, o lo si fa prima o non lo si fa, perché sennò arrivi sempre in ritardo, e qua siamo d'accordo. Ma i giovani sono quelli. Il problema è che mi sono fatto un elenco
di veri e propri giovani, ovviamente nell'anno in cui hanno esordito con la Juventus e sono diventati giocatori appetibili per la prima squadra degli ultimi anni, da quando è arrivato Conte ad oggi. Ci sono stati tantissimi nomi che sono stati all'interno dell'orbita Juventus come potenziali giocatori che sarebbero diventati importanti per la prima squadra della Juve, e alla fine c'è quasi sempre un niente di fatto. Ma non voglio dirla tanto così, vi porto i dati, vi porto i nomi, vi incollo quel commento che avevo lasciato nel video in cui parlavo di Allegri e dei giovani: Marchisio, Ken, Nicolussi Caviglia, Giovinco, Marrone, De Ceglie, Frabotta, Peters, Vrioni, Zanimacchia, Olivieri, Muratore, Gozzi, Castanos, Mavididi, Pereira, Portanova, Mattiello, Mandragora, Audero, Favilli, Vitale, Félix Correa, Da Graca, Rafià, Wesley, Fagioli, Di Pardo, aggiungiamo ora Soule. Sono tutti giocatori che, ragazzi, hanno fatto l'esordio con la Juve e poi dove sono finiti non lo so. Cioè, gli unici che veramente sono diventati giocatori della Juventus prima squadra sono Marchisio, Ken e, se vogliamo aggiungerci, Giovinco, perché dopo il giro Parma, dopo il riscatto, se vogliamo Marrone, che qualche apparizione l'ha fatta l'anno dello scudetto, De Ceglie, Frabotta, comunque sono veramente veramente pochissimi, ragazzi. Tutti gli altri qualche apparizione e poi sono stati mandati in giro. È questo il discorso che dico io. Allora, se per giovani intendiamo i giocatori della Juventus, delle società, delle squadre minori della Juventus, Primavera, Under 23, allora è ovvio che stiamo andando male, molto male, malissimo, perché non è possibile che il vivaio vada a sformare così pochi giocatori nel giro di così tanti anni. E che davvero importanti, importanti, ad oggi c'è Marchisio, perché gli altri sono sempre state delle semplici apparizioni o giù di lì. Quindi non è normale questa cosa, è assolutamente anormale. Dipende solo da Allegri? Beh, intanto da Allegri qualcosa dipende, però è quello che dicevo anche prima. L'anno scorso Pirlo ha insistito su Frabotta, poi quando ha visto che il livello, il dislivello era incredibile nella serata di San Siro dove Hakimi lo disintegra, Frabotta non si è più visto per la Juve, Fagioli non si è più visto per la Juve. E perché? Perché anche Pirlo a un certo punto si era reso conto che aveva necessità di portare risultati, perché comunque già in quel momento non si stava andando bene, e per evitare il disastro anche Pirlo è venuto meno all'idea e anche forse al motivo per il quale è stato inserito Pirlo alla guida della prima squadra della Juventus. E non credo che sia solo colpa di Pirlo, perché probabilmente in quel momento quei giocatori lì non erano pronti per affrontare delle stagioni in Serie A. E allora qua torniamo al discorso che forse la Juventus il discorso Under 23 non lo sta gestendo molto bene fino adesso, e ad oggi è facile magari tirare in ballo anche il discorso legato alle plusvalenze, perché magari uno può fare il parallelismo, allora ecco a cosa serve l'Under 23. E forse è anche vero anche quello, cioè ci sono tante verità, io non sono qua a salvare, a giustificare, io voglio mettervi di fronte al ragionamento che ho fatto e mettervi tutti i dati davanti e poi sarete voi a trarre le conclusioni. Io anch'io ho una mia posizione e ve la sto esponendo qua, ma non è che voglio dirvi questa è la mia verità e quindi la verità assoluta. E quindi anche Pirlo, secondo me, l'anno scorso a un certo punto si è spaventato di fronte al ho questi ragazzi qua, non è che siano scarsi, però probabilmente ad oggi non sono pronti per la Serie A, quindi o anticipiamo o li buttiamo in pasto ai leoni e rischiamo di bruciarli, quindi occhio. È quello che vi dicevo, però non è che Allegri ce l'ha con i giovani. Allora, Under 23, Primavera, vivaio, l'abbiamo messo da parte, è quello lì. Però Allegri con i giovani che sono altri giovani, cioè giocatori che arrivavano magari da altre squadre, pagati dalla Juventus anche tanti soldini e messi a disposizione per la squadra, ci sono Dybala, Morata, Pogba, Locatelli, Bernardeschi, Bentancur, Ken, Chiesa, De Ligt, tutti giocatori che Allegri nell'arco della sua avventura alla Juventus, e quando questi erano effettivamente giovani di 20 anni, giù di lì, Allegri ha fatti giocare. Quindi non è che Allegri c'ha in testa che no, questi non devono giocare, ma c'è un motivo. Quei giocatori lì di 20 anni che sono arrivati alla Juventus avevano già esperienza in altre squadre, erano giocatori di 20 anni già esperti, o di più, 23, 24, a seconda di quando Allegri li ha avuti in mano. Allegri sta cercando questo, è questo che dice Allegri. Non gli interessa l'età, ad Allegri non importa l'età, importa che il giocatore sia già pronto, già pronto perché ha vissuto delle situazioni in passato, attraversato dei momenti che l'hanno portato a maturare, magari anche prima del tempo. Ed è questo che cerca Allegri. Però allora allo stesso tempo mi chiedo, quando nella conferenza stampa si dice di creare valore, il valore dove lo vai a creare?
non puoi crearlo su Kulusevski, il valore, che è stato pagato 40 milioni di euro l'anno scorso e che in questo momento nemmeno sta giocando, e quindi il valore si sta abbassando. Non lo puoi creare lì. Il valore lo devi creare per forza di cose sui giocatori del vivaio. Ma se vuoi creare valore sui giocatori del vivaio, significa che forse i risultati magari non ti arrivano. E Allegri nemmeno ce l'ha la scommessa su quei giocatori lì, perché Allegri non è l'allenatore che ti va a formare il ragazzino. Non lo è. È inutile che ci prendiamo in giro. Allegri ha sempre fatto giocare giocatori anche più giovani degli altri, perché non gli importa l'età, ma non te lo formava. Il giocatore giovane che giocava con Allegri è perché era già formato. Poi lui gli insegnava a stare in campo, gli spiegava quali erano i principi, lo portava magari anche alla vittoria, gli faceva vedere anche dei risultati, li traduceva i risultati per la Juventus e magari creava valore. Però il valore più grande che abbiamo creato fino adesso è Pogba, la più grande plusvalenza vera e propria della storia della Juve è Pogba, che arrivava a zero ed era un giocatore giovane, con esperienza, pronto, e che Allegri ha lanciato e ha valorizzato tantissimo, come ha valorizzato Dybala. Sono due dei più grandi giocatori valorizzati da Allegri, Dybala e Pogba, ed erano giocatori che arrivati alla Juventus avevano un'età media molto bassa, ma avevano già esperienza. Pogba aveva un anno di esperienza con la Juve, Dybala aveva anni di esperienza col Palermo, oltre a Pogba aver giocato nel Manchester. Quindi è questo il discorso. Ed è Locatelli il giocatore ideale, appunto, per il nuovo processo della Juventus. Giocatore che mi serve, in un ruolo che mi serve, considero forte, l'allenatore pensa che possa essere determinante, è già pronto, eccolo qua. Questa è la linea che ha tracciato la Juve. E infatti non è un mistero che Locatelli sia uno dei giocatori che ha giocato più minuti quest'anno, che ha fatto più presenze con Allegri, è una classe 98. Quindi non è che Allegri odia i giovani e ama i vecchi. Allegri ne fa tutto un discorso di esperienza e lo sta continuando a ripetere. Però ancora una volta torniamo al discorso iniziale. Allora, se dobbiamo fare risultati, significa che i giocatori che metti a disposizione di Allegri hanno già esperienza, sono già pronti per Allegri. Se dobbiamo creare risultati e valore, significa che tu devi andare sul mercato a prendere profili che hanno già esperienza, ma comunque sono giovani e sono pronti per il gioco di Allegri. Cosa che non stai facendo, che non hai fatto fino adesso. Se invece il valore lo vuoi creare tramite giocatori che non hanno esperienza e che sono del tuo vivaio, o sono il classico Kai Jorge di turno che arriva alla Juventus, allora Allegri non è l'allenatore giusto, perché lo dice la storia di Allegri, non ha mai dato la possibilità a dei ragazzini di essere formati sotto di lui, perché Allegri vuole sempre i giocatori che sono già pronti da inserire in un contesto competitivo. È questo il punto, è questo che vi dicevo anche l'altro giorno. Se non stanno arrivando i risultati, e non stanno arrivando i risultati, allora almeno creiamolo questo valore. Perché? Perché è molto simile il ragionamento a quello che facevo con Cristiano Ronaldo l'anno scorso. Cristiano Ronaldo è il giocatore migliore di questa Juventus, è il giocatore che ci risolve tutti i problemi, ma questa Juve non è più ai livelli della Champions League. E se devo usare Cristiano Ronaldo per rimanere attaccato a un discorso legato allo scudetto, forse ci sta lasciarlo andare a luglio, così ho il tempo di... Ma ci sta lasciarlo andare, nonostante sia il più grande giocatore della Juventus, è quello che ti risolve i problemi, che non è un problema, che ti risolve i problemi. Però tu stai giocando per rimanere attaccato allo scudetto solo perché hai Cristiano Ronaldo in rosa, quando Cristiano Ronaldo l'hai preso per provare l'assalto alla Champions. Quindi c'è già qualcosa che non va. Ed è una spesa grossa che ti limita nel mercato e sul futuro. Stessa cosa Allegri. Allora, se questa è la rosa che dà in mano ad Allegri e Allegri guadagna 7, 8, 9, quelli che sono ufficiali, in teoria dovrebbero essere tra i 7 e gli 8, per 4 anni, o gli dai la squadra già fatta, perché sai come ragiona Allegri, ed è vero che c'era Cristiano Ronaldo e quindi quel discorso scudetto della conferenza stampa e presentazione Allegri è un'altra roba. Però se Allegri mi parla di creazione di valore, perché la società gli ha chiesto di creare valore per i ragazzi, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. Vuol dire che c'è qualcosa che non va, che c'è un cortocircuito nel ragionamento. Perché allora Allegri non è l'allenatore giusto, o allora è stato sbagliato il calciomercato perché è arrivato solo Locatelli e vabbè, Ken per necessità all'ultimo secondo, perché sennò non era il profilo che stavi cercando, e Caio, che è un giocatore giovanissimo e che quindi non ha quell'esperienza che ti richiede Allegri, che arriverà magari alla fine dell'anno, che ne so, avrà fatto 10, 12 presenze. Ma la stessa cosa Soule. Io ora non sono qui a pensare che Soule farà chissà quante presenze con la prima squadra della Juventus, proprio perché so come ragiona Allegri e so che ha bisogno di giocatori che sono già pronti. Poi magari Soule è talmente tanto forte, fenomenale, che è già pronto,
che ha già la mentalità di ma me lo auguro, però io qua sono a scommettere su Solé. È un discorso diverso per ogni giovane, perché non è che tutti i giovani siano uguali. Ci sono quelli che sono già pronti, come era stato Pogba, e ci sono quelli come Fagioli, che anche l'anno scorso Pirlo, che era un allenatore esordiente, a cui era chiesto appunto la stessa cosa, creare valore, scommettere sui giovani, non considerava comunque pronto. Gli ha fatto fare una presenza con la Juventus a risultato acquisito, qualche minuto con la Juve a risultato acquisito, e una presenza in Coppa Italia con la SPAL, squadra di Serie B, dove comunque Fagioli aveva ben impressionato, ma era un altro livello, era un'altra classifica. E allora qual è il piano della Juventus in questo momento? Che cosa sta cercando? La creazione di valore tramite i talenti? Allora forse, se questo è il piano e ci sta, può essere un modo, aggiunti a questo punto, dei risultati brutti. Dici, metto da parte i risultati per un paio d'anni, 2-3 anni, punto sui ragazzi che mi vengono su dal vivaio e faccio le stagioni che sono. Però è sempre più facile, secondo me, inserire 2, 1, 3 giocatori del vivaio all'interno di ogni stagione, che pensi possono essere pronti, forti, perché se poi ti manca il materiale dei ragazzi, prima ne abbiamo citati tanti, alcuni non sono mai arrivati in Serie A, quindi magari anche loro non erano proprio, però se me li metti in un contesto che funziona, allora ci sta. Se chiedi a loro tutte le responsabilità di vincere lo scudetto, di andare in Champions, allora quei risultati di cui parlavamo prima non ci sono, ma intanto crei valore. Guardate il Milan 4 anni fa, ragazzi, investiva sui Calabria, sui Locatelli stessi, sui Donnarumma, scommetteva su giocatori che comunque venivano su dal vivaio, sperando che un domani i romagnoli, che un domani potessero diventare giocatori pronti a trascinare il Milan. E adesso sta avvenendo, e continuano sulla falsariga di comprare sul mercato giocatori che hanno già esperienza ma sono giovani, inseribili direttamente nel contesto Milan. Stessa strada che ci ha sempre predicato Allegri. Però il Milan ha anche la volontà, tramite un allenatore come Pioli, di formare dei giocatori. Allegri non è questo. Quindi ora ad Allegri chiediamo questo, e gli si dice: Max, lascia stare i risultati, perché comunque la stagione è complicata, i primi 4 posti sono complicati da raggiungere e preferiamo questo. E allora va bene, però poi arriveremo dove arriveremo, ma arriveremo già anche adesso con i giocatori, arriveremo dove arriveremo. Però ci sono tanti piccoli punti che, come vi dicevo prima, lo stipendio di Ronaldo, lo stipendio di Allegri, sono cose che per quelle posizioni per le quali lottava l'anno scorso per Ronaldo e quelle per cui lottiamo quest'anno per Allegri non hanno senso, ma tante altre. Cioè, lo stesso dubbio che ci può venire su Dybala, i 10 milioni per... Se questa Juve è già pronta l'anno prossimo per tornare in carreggiata, allora significa che passi da un bel mercato fatto bene e crei la squadra per Dybala, se no stai dando 10 milioni a Dybala per fare delle stagioni che, boh, non sai dove ti conducono, ma gli stessi 8 milioni d'Elite, per citare un altro che è, per me è super difeso, è il mio pupillo d'Elite, non toccatemelo, cioè è il fulcro della difesa. Però ha senso tenere uno come d'Elite a 8 milioni di euro all'anno se in questo momento i risultati saranno questi? Cioè, il discorso è questo: o investiamo per fare la squadra fatta bene, o i 10 per Dybala, gli 8 per d'Elite, gli 8 per Allegri, non hanno senso. Non hanno senso, perché quei stipendi lì sono stipendi da squadra che lotta per delle posizioni importanti, se no tranquillamente si fa un passo indietro e fine. Maggior ragione, i 7 di Ramsey, i 7 di Rabiot, i 7 di Alexandro, ma anche i 7 di Szczęsny sono fuori parametro ad oggi per quella che deve essere la Juventus. Bisogna capire dove vogliamo andare, perché iniziamo, parlavamo di scudetto, poi ci hanno detto che il 4º posto era necessario per far quadrare i conti, adesso al 4º posto con questa squadra, con questi presupposti, questi risultati non ci arrivi, allora bisogna fare un respirone e capire dove vogliamo andare. Cosa vogliamo fare? Che mi sembra che vogliamo fare tutto, ma fare tutto finisce per fare tutto e male. Vogliamo fare tutto bene, tutto male, cosa vogliamo fare? A voi anche nei commenti, scusate, è un video un po' lungo, però c'erano tantissime cose da dire, era un po' che queste cose le volevo dire, spero di essere stato abbastanza chiaro, fatemelo sapere anche voi qui sotto nei commenti.